stasera. Dell'Inter, però recupero l'Inter. Ma... Buonasera a tutti! Ma aspetta che accendo la luce. Dell'Inter, ragazzi, vi sentito? Vi sentono live? Buonasera a tutti, aspetta un po' la luce perché sono dimenticato. Accende la luce. Buonasera a tutti. Benvenuti al dopo torneo. Ciao Roberto. Oggi lo faremo. Giochi a gita? No, oggi facciamo dopo torneo. Quella la sono la pubblicità. La pubblicità. Aspettate che aggiusto un po' delle cose perché. Ecco. Ah, ok. Anche tu stai giocando a GTA perché ti ho visto questo pomeriggio che giocavi a GTA. L'ho finito adesso. Ma hai giocato lo story mode allora? Ma oggi, insomma, faremo questa breve live. E faremo il dopo torneo di nostro amico grande Andrea Pippo che è qui con noi. Andrea, come stai? Tutto bene? Con noi c'è anche il nostro Ewi che ci sta facendo vedere il suo portatile. Grande. Bene, siamo per vedere la live insieme che tu l'hai già caricata, no? Sul tuo YouTube, no? Aspetta che la cerco. Ok. Mi puoi mandare il link perché non lo posso trovare. Mandami il link della tua live. Oh live, oh live. Spero che vi è piaciuta la pubblicità di GTA. Andamento lento. Devo organizzarmi un po' di più, ma questa la devo così. Sarra. Per me Sarra. Andiamo prima a far condividere la live. Pronto? Credo che c'era Emo, ma allora la voce è dentro il video. Ma share the screen. Share quiz, ghost. Così lo vedete anche voi da lì. Ciao Wonder! Ciao. Ciao. We Wonder Boy. Come
Conto, come stai Massimo? Tutto bene? Ciao. Ciao, è rimasta. Salutiamo anche è rimasta che No. Ciao a tutti, ciao ciao. Oggi mi son messo la maglietta dell'Atari, se la vedete. L'Atari, grande Atari. Ok. Spiegatevi. Però non lasciare niente sullo stomaco. Atari. Perché poi si arrabbia. Si arrabbia. Beh, vedo che. Aspettate che faccio partire un po' la live su Telegram. Così. Ha giocato bene però. Ha giocato benissimo. Per me ho visto giocare benissimo. Credo che Emu non è venuto perché ieri ho detto che cominciavo alle 9. Beh, oggi no, volevo dire prima di cominciare, oggi sono stato in ferie perché ho avuto bisogno di fare dei analisi del sangue. Normalmente devo ancora aspettare i risultati, speriamo che vada tutto bene. Speriamo. Oggi avevo anche programmato di fare qualcosa nella Game House, ma poi non ci avevo voglia di fare niente. Ero un po' stancino e non ci avevo voglia di fare niente. Niente. Si vede bene la live? Sì. Si vede bene. Però si sta muovendo la cam. Aspetta che la giusto. Sembra che c'è il terremoto qui. Ecco, così è meglio. Bello come il sole. E bello come il sole e furbo come l'ancillottos. Ma hai visto qualche film bello oggi? C'ho ancora il cappello di ieri qui. No. Sì, molto, mo molto simpatica, possiamo dire, molto simpatica, molto, molto divertente, molto. Com'è? È Ecco, buono, ecco. è buono. No, Pippo, io spero che sia molto importante perché mi stavo guardando la partita, eh. Come no, siamo in live da Duncan. Cosa c'è di più importante? Ma sei già in live, Duncan? Sì, Sì. perché Andrea Pippo mi ha detto perché non parti alle 8. Poi dopo ti spiegamo il C'è la motivo. partita, gli Ma dai, ormai avete vinto, ma che te guardo Ma qua, dai, mai vi 1-0. Mai visto la pubblicità che ho fatto per GTA? L'avete Altro, vista? Te guarda la pubblicità che ho fatto da ancora, guarda. la faccio vedere? Ecco che parte. Aspetta. La devi vedere, la Leggetevi de forte. le devi vedere in live però, eh? Leggetevi forte.
Ah, in live, allora aspetta un attimo. In live. In live arrivo, eh. Pronto. Pronto? Ciao Deborah. Pronto. Pronto. Oh, Allora. Bruno. Aspetta, Debra, sentiamo un po' bassa, fammi alzare. No, c'è Veduti. No, non c'è. Non c'è, Purtroppo oggi non no. Non c'è, c'è. Eviduti. Non c'è, non c'è. Ero più lontano, non mi sentivo, stavo facendo cose più in là. Perché Aspetta, lagga? Ce l'ha multiquality? Sì. Sì, abbiamo Allora, controllato. ciao Dai, fammi Saturnino. vedere in live. Ciao, Sat. Ecco, vi faccio vedere la pubblicità. Guarda, guarda come viene bannato da Twitch Duncan, Ecco. guarda. Sei pronto? Io già l'ho vista perché. Già Facebook gli censura le foto quando ha in mano il joystick. Guardate, eh. Solo tette. Ancone. Il resto non importa, però ogni giovedì E culi. Tette e culi. Sto anche magna, Stai promettendo cose che poi ce la fai a mantenerle? Tutte quelle tette e tutti quei culi. Ma solo la pubblicità, no? Ingannevole. No, l'altra sera che abbiamo visto c'era una tipa che faceva live just chatting. Era in bikini dentro una vasca con le paperelle. Ieri sera. Ieri sera. Abbiamo, sì, l'abbiamo vista anche Sì, noi, l'abbiamo infatti. visto anche noi. Ecco. Tutti con le Però, paperelle. tutti fan delle Vedi che paperelle. mangia anche Dancone? Cosa mangia Dancone? Tu mangia? Mangi? Sì, Burger? io mangio. C'ho fame. Oh. Sì, ma cosa stai mangiando? Non so, un tipo. Pasta? Riso e pollo. Sembra una pasta con i piselli, queste cose qui, non quei Beh, tipi di no, piselli, no? con i piselli Piselli d'ancona. verdi, quei piselli verdi. Piselli Hulk. Si chiama un minestrone, diciamo, è un tipo di minestrone. È la Ah! puttanesca, la puttanesca, no. I piselli sono un'altra. Si Vai, chiama ancora. aspetta, te la leggo il tuo? Couscous in Malta, couscous. Aspetta. Ah, il Minestrone. couscous. Buono, buono. Couscous. Mo tu dopo vai in live? No, se sono da Lancone. Però penso che le 9 e Ieri mezza, 10. ci siamo divertiti, perché l'ha persa, meglio andare a recuperarla. Tanta roba, sì. Ho visto la prima parte. Beh, Dai, Dancone, fa andiamo. partire la live Sì, in sì. sottofondo intanto, dai. Aspetta, così la facciamo vedere a tutti. E facciamo vedere questa live. Voilà. C'è Voglio la giocare alla sigla game. iniziale. Però hai Sì, tolto la Game House Production, vero? per tenermi buona Andrea, sì. Sì. Poi il live l'hanno vista tutta, ancora, l'hanno vista tutta. Ti stai preparando? È tutto un bagno maglia, telaio sporco, sì. Ciao, telaio. Però il video l'ho fatto io, no? Allora mi ho posizione. Una production scritta anche da Dancone, non lo dimentichiamo mai. E diciamolo in diretta, tanto siamo in tanti. Andrea non ha fatto niente per la sigla, mister Andrea. Buonasera a tutti, Ce l'abbiamo messo a forza nei crediti. quinta puntata dell'Arcade Show, No, ha stasera ospiti del canale di Andrea scritto le parole, no, ha 1988, che scritto vedete qui sopra di me in tutto il suo Scherzando. splendore. Saluto Andrea, conduttore ufficiale del torneo e tutta la chat. Guardate, E a tutta la guarda Andrea truppa, Pippo, ragazzi. to
serio, allora, molto giornata, serio. Io direi di tutto pelato. Come funzionerà la pronto? Stasera giocheremo Tetris. Eccolo. Nella versione arcade. Sì, no. Atari. Ma poi anche alla capito ogni giocatore come nelle altre sfide, in alcune delle sfide che avete visto, a disposizione 15 minuti è un telaio storto, no? Punteggio più alto, sicuramente. C'è massima libertà di continuare quante volte si vuole. Scelta storto dopo spiegalo, c'è telaio. Spiegacelo in chat. Abbassa un po' la live così vi sento. Quando cominciano a mancare pochi minuti, ognuno è liberissimo di ragionare. Alla fine abbiamo capito che era couscous quello che stava mangiando. Non è couscous, è un minestrone. Però è un minestrone con una piccola pasta, diciamo così. Al netto delle penali, una pastina. Il primo classificato è relativo a Caracas. Ma un'altra lo chiamiamo couscous. Dice telaio, non si sente. Non si sente. Buono. Pronto? Come abbiamo detto le volte scorse. Io vado ad inserire i soliti. No, noi ci sentiamo. Cosa non si sente? Telaio non si sente. Non ho capito. Cosa non si sente? Chi non si sente? Dove? Che è che non si sente? Telaio, noi sentiamo tutto. Ho fatto la prova adesso. Sente sia Discord che la live. Che la puntata del torneo. Grazie a tutti quelli che ci scrivono. Anzi, ragazzi, Telaio, sei mutato. Magari sei mutato. Applaudi. Metti la voce alla live, però non ci sentirà mai. Nel senso che il video è più alto di voi. Lo stava abbassando. Sì, l'ho abbassato. Sono il video. Ora dovrebbe essere meglio. Abbassato. Come c'è il bassano del grasso? Sì. Perché si è messo che la faccio la basso un po' adesso va bene ecco, l'ho abbassato un altro po' però è stata una bella live questa, mi è piaciuta a me sì, me la va molto bene dai ovviamente panico ho sbagliato a prendere propriamente hanno giocato tutti, nessuno ha avuto problemi. Proprio lui, come direbbe probabilmente per me giocherà Simo Ball sabato, ma come mai c'è stato un cambio? Sì, perché David ha provato oggi pomeriggio che era su Discord, sempre lo stesso problema, quindi per cosa? Proverà Simo Ball a Wonder Boy. Te lo gioco io, dai! E dove? Tanto io sono fuori, no? Non si può le prove ancora, magari lo viene giù. Ma l'altra volta che avevi giocato a Wonder Boy ci aveva già provato? Sì, in live, ricordi? In live andava, cioè, prima della sua live da giovedì andava benino, minimo di lag. Poi quella sera del torneo ho avuto un sacco di problemi, oggi ha riprovato lo stesso problema. Ma fa tanta la run a Wonder Boy? Posso fare una run a Wonder Boy? Ma io dopo glielo scriviamo, Andrea, Lancone, io diciamo. Di lì il mio giocatore si è ferito, si è rotto tutte e due le mani. E l'unico cambio che c'è è Duncan. Ma scusa, non bancano niente, io dico. Tanto male a quello che compare durante la live. Organizzarsi. Purtroppo se c'è problemi sulla linea, sulla connessione, non è che non li può fare più di tanto. Tradizionale dedicata. Sì. Ti aprono un conto in 24 ore e siccome non fanno credito, possono aprire un conto per chi è passato a più problemi. Lo sai che puoi fare? Per non avere più problemi. La live te la faccio partire io dal mio PC sul tuo canale. E io ti faccio come regia. Ti aggiusto tutto, faccio io. Tu basta che parli. Che sarà sempre. Dovrà cliccare sul link che troverete in chat. Per evitare che problemi, dici. Sì. Ma sarà sempre sul tuo canale, eh? In chat. Sì, io lo so. Anzi, vi chiediamo noi di cliccarci perché ci date comunque una mano e ci sosteniamo. Tanto problemi, ecco, solo di video ci sono problemi. Per resto. Io devo fare una cosa. 2-0 intanto. Come abbiamo detto prima, buono, dai. C'è una carta Mastercard. Nel senso che il video è più alto di voi. Ok, adesso ve l'ho aggiustato. Chi ha segnato? Vediamo un po'. Ronaldo. Non sto vedendo. Ronaldo Dybala. Grande. Detto questo, è tornato al Fanta Calcio. Oggi ho detto che non faceva niente al Fanta.
E Juve che supera l'Atalanta, sarà contento Emi. A me mi sentono live, a me mi sentono live. Come no, Marcone, certo che ti sentono. Ciao Redaguro! Non potevo non farla, no? È certo. I due minuti sono finiti, eh? Le burle. I due minuti? Allora, c'è qualcuno che vuole prendere il cronometro? Alex, Emo. Io ce l'ho. Tu, io mi do via. Tu perché giochi? Ok, allora. Allora, schiaccia che non t'ho sentito. Schiacci. Schiaccia. Aurica, buonasera. Play, buonasera. Allora, beh, diciamo così, Tetris è un gioco un po' difficile. Però Dancone si è dimostrato un bravissimo giocatore di Double Dragon. Sì, in solo in quello ho fatto una buona figura, gli altri ho veramente cagato. Pippo a un certo punto si è reso spavaldo, mi fa metti gol che Pippo mi ha insegnato a giocare. Parole forti. La prima partita l'ho vinto 2-0, gli altri mi ha bruciato. Parole forti da parte di Dancone. Ma poi che responsabilità gli hai messo? Mamma mia, infatti, guarda. Domani si deve ritornare a fatica. Domani ritorno al lavoro. Dai, Dancone. Di parte Andrea che si frizza adesso. Ci trasferiamo a Malta. Si va a faticare prima tanto. Ma non dovevi. Grande, Emo. Non dovevi, è Emo. È la tua parte di ieri sera, Danca. Eri già, mi hai fatto già un grande piacere invitarmi. Te l'avevo detto. Sì, lo so, ma già siamo partiti molto male. Te le meriti più te che me, che sei una grande persona. Ti voglio bene, grazie. Anch'io, fratello. Ci sta Andrea. Ieri ho cotato Ebiduti per tantissime volte. Quante volte Dancone, più o meno? Quante? Insomma, tu. Io sono rimasto a Ebiduti. Ciao, sono solo Romano. Ciao, ma che tu. Io lo so, ma non parli. Ti l'hai storto. Sì. La mia parte è stata molto più grande, sì. Te l'hai storto, è stata una delle prime a uscire. Sì. Chiesa Zaffiro? Non te distrarre, esatto. È stato bravo anche te l'aio. Sì. Guarda, è stata molto grande. Dancone, torno subito, un ebitudo e arrivo. Ormai è un'unità di misura, sì, esatto. Ormai siamo con questo ebitudo. Ci manchi tantissimo. Grazie a tutti quella bella roba che ci mandi. Beh, detta così non è tanto carina. Che non si può dire cosa ci manda. Appunto, devo dire che anche la serata qua di Tetris è stata molto molto bella, e tutti quanti sono stati bravi, ma quasi tutte le live sono state belle, da quella tua, quella di mia, questa di Andrea Pippo, di Alex, sono state tutte belle. Alex, ciao Alex, buonasera anche a te. Hai evocato Alex. Sì, io stavo dicendo che tutte le live sono state belle, anche quella tua. Stavo ascoltando direttamente dalla sua live, credo. Infatti, io sono live, ragazzi, dalle 18. Un bel saluto a tutti, se mi sentono.
che si pronuncia come Radio Cudo. Volevo dire, se c'è Redacudo, Redacudo, se c'è Redacudo da te. Già se gioca Marchetto. Ehi, grandi. Questo è pure il vizio di mangiare quest'ora. Guarda, non so. Salutami tutti, salutami tutti. Il gioco sembra ma... Noi intanto tutti sentiamo la tua voce anche qui, Le voci. Che siamo lontano. Ormai siamo veramente strani, sentiamo pure le voci. Ragazzi, bravi ragazzi. Hai lavorato oggi? Oh, Emu. No. Oggi pomeriggio. Un uomo. Sì. Ecco, ora siete sulla live. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao a tutti. 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 Ciao ragazzi, aspettate. Che mi faccio vedere. Maledetto mi sei. Ecco. Eccomi. Attento a cosa fai vedere. Ah, la faccia, la mia bella faccia. Buonasera a tutti ragazzi, noi stiamo facendo il dopo torneo e stiamo ripetendo la live di Andrea Pippo. Ti salutano tutti, ok, un bel saluto. Ciao Riccioli, ti ringrazio di essere passato Alex, un bacione. Iscrivetevi ai canali ragazzi che vedete. Bene fratello. Lo sai che Emi ha un cappello simile a questo? Non simile, esatto a questo. L'ho visto oggi ha messo la foto. È quello mio che la settimana prossima... L'ho visto sul Telegram. Che ieri sera aveva il cappello. Hai visto? Ho la maglietta dell'Atari oggi. Guarda, non so se la vedi. Lo sapevo che aggiungeva. Sì. Aspetta, che io la vedo. Sono un po' nel passato. Il live arriva tra un pochino. Non è lui allora. Ormai è lui. Che bello che ho. Ce l'ho anch'io. Grande. Questa mi è stata regalata da mio nipote, questa maglietta. Maglietto di Natale. C'è quella del Commodore. Sì, che non l'ho mai messa. Io ce l'ho quella del Commodore pure. Adesso mi sono ordinato una dei Cobra Kai. Bella. E mi sono ordinato le tue due, mi sono dimenticato che sono. Di solito da dove le prendi le magliette? Da AliExpress. Ma poi... esempio, mi sono ordinato uno anche con il mio logo più quello di YouTube sotto. Ah, che tremendo. Lo sapevo. Solo che su AliExpress devi stare attento alla taglia, tipo te. Sì, ma com'è che ho già ordinato? E sono stato fortunato che erano le mie misure. Perché Nolan ha detto che lui ha dovuto ordinare tipo una XL. No, a me le medium vanno bene, le ordinate medium. Vabbè, dipende dove le ordini, perché in alcuni negozi su AliExpress devi ordinare tipo 3-4 taglie in più, perché sono su standard cinesi, che di solito sono molto più minuti come corporature, e quindi vestono pochissimo. Sì, questo è vero, questo è vero. Hanno lette bene le descrizioni. Aspetta che vi dico cosa ho ordinato di magliette. Ma ho ordinato una, ma non da lì, da quel canale che c'ho io dove faccio le magliette. Mi sono ordinato una con il mio logo più YouTube qui sotto, così. Cazzo, ho perso un credito troppo presto. Poi ho anche c'ho il pesante a terra. No, quella non ancora fatta, la devo fare però. Ciao Nemo. Ciao Nemo. Nemo, la devo ancora fare quella, solo che non so come la devo fare, perché devo stare attento, no? Sono passati 7 minuti e 35 secondi. O ci metto un pitone, non so, qualcosa del genere.
pitone, io c'ho il pitone. 7 minuti. 3 minuti e 7 che ci rompi il cazzo. Bella sta battuta mia. 8 minuti adesso, non montare, gioca così. Che avevi detto in live che ho, no, perché lui Andrea ha detto sono già 9 minuti che gioco, io ho detto sì, sei 9 minuti che ci rompi il cazzo. No, no, l'ho detto quel giorno in live. Ciao Rotro Giochi, e lui come complimento per Piero Piroshi, come si chiama? Piroshi 87. Beh, se vi dico cosa significa la parola Oshi in maltese, non mi crederete. Solo parolacce. Significa quella parola con l'F. Grazie Pippi, no. Grazie. Grazie Riccioli. No. Ciao M4 Nock. Oh, ma c'è anche il grande Nemo in chat. Sì, sì. Ma in tutto questo, dov'è il grande Harry? Dov'è? Sta ancora mangiando. Mangia il polletto. Ah. Quello è maltese, quello è il mio collega. Tuo figlio? Quale? Credo che quello è il mio collega. Credo che quello è il mio collega M4 Nock. O il tuo principale, non posso dire, no, le palle. Lui ha detto, perché io ho detto prima Oshi significa, lui l'ha scritto pociuccio che significa figa pure, no. Lui è quello che ha cantato la canzone di Andrea, eh? Grande lui. Sei famoso ormai. Io ho detto adesso. Come volevo chiamare? Lui si chiama Aaron. Aaron. Ciao Aaron. Hi Aaron. Io ho detto che adesso lo chiamano anche Duncan 2. Esatto. guarda, ride. Grande, grande. Oggi non ero al lavoro. No. Sono solo a Roma. Raga, ma posso. Per tutto il gruppo. Ha fatto sì che oggi al lavoro Aaron, non ancora. Hai abbandonato Aaron da solo, sì. A fatica. Lui si incazza quando non vengo al lavoro, eh? Mi dice cacchio perché non viene. Ha ragione. Perché no, perché lui poi gli mandano con qualcun altro, no? E lui dice con gli altri non rido, rido solo con te. Gli altri fare un'altra canzone ancora, Aaron. Sì, sì, domani registriamo un altro. Lesti Rurek, alleate ne ricordiamo la mora a Lulek. Io gli ho parlato un maltese, gli ho detto preparati che domani dobbiamo registrare un altro. Non è arabo, eh? Non è arabo, è in maltese. Ecco, Ewi! Arrivo tra poco. Ciao Ewi! Ciao, eccolo Ewi! Però nella pronuncia alcune cose come pronuncia ricordano alcune parti di arabo. Sì, sì, perché la nostra lingua, come sempre dico, è mista fra latino, arabo, italiano, inglese. Stato in mezzo, state, perché è pure in mezzo a tutti questi vari paesi. Che ha scritto adesso il tuo collega Duncan? Ma lo traduco con Google traduttore, aspetta. Nini Jai Magen Zaini? Ha detto, no, ha detto che è uscito con un altro collega nostro, quello che ha detto, che si chiama Gian. Lui lo capisce l'italiano? Pochino. Maltese, eccolo qua. No, perché non lo fa tradurre ancora dal maltese? Che lingua, perché lui l'ha scritto in un altro modo, non l'ha scritto un maltese, tipo un dialetto, capito? Allora non si capisce. Un dialetto. Ma l'ha scritto in italiano? Sì, adesso capisce lo adesso in italiano. Voglio scrivere un messaggio io allora.
aspetta che ti... adesso ti mandano i massaggi in maltese, eh? Eccolo Aaron, Danka mai iniziate, no, lo sai che significa? Danka non vuole lo vuole. Ciao. Ewi, ci sei mancato, Ewi. Ciao a tutti. Ho avuto a che fare col galletto. Guarda che ride. Io ci morivo dei in TV. Lui già è entrato due volte, però non conoscevo, non sapevo che il Nick era lui. E l'altra volta mi ha detto sono entrato due volte e non mi hai salutato. Ma che Nick c'hai? Me l'ha detto, adesso mi sono ricordato che è lui. Suo padre è un amico mio, un grande amico mio, poi è entrato a lavorare con noi, normalmente io l'ho preso con me subito, no? 13:30. Certo. È sotto le mie ali ormai. Io vado a cena, buona cena anche a te, Romano. Buona cena. Ciao Malchetto. Ciao. Nemo, vieni anche tu su Discord se vuoi. Nemo, vieni su Discord. Ho già fatto uno sponsor per il prossimo anno, ragazzi. Ma sulla live di Andrea in quel momento era bloccata o era così concentrato che non si muoveva neanche? No. Duncan it speed down. Spegni la luce. Spegni. Con la salsiccia a mano per fare la pubblicità. Mangiate la salsiccia. Non posso oggi pullo troppo. No. Prossima. Non so se sei a Uemu, se mister Andrea, va veramente un campione. L'hanno preso per un campione, Harry. Disperazione di Andrea. A me invece mi hanno preso per un coglione. No, hai giocato bene. Ma no, ma sei un eroe. Hai giocato bene, dai, hai giocato benissimo. Mamma mia. Per me hai giocato bene. Tu con Massimo, sì, lo so. Domani Duncan, ti mando una fotografia di due libri su le religioni grandi, perché la prossima che diciamo la nostra parleremo su religioni e credenze. Allora io perché la vedo come un argomento molto spinoso, guarda, non so se l'altra domenica l'hai vista la live di l'altra domenica, Emu, tu? Sì, me la sono recuperata il giorno dopo. Sì, abbiamo parlato di UFO e alieni e c'era anche Nemo che raccontava. Era grande, sembrava quando raccontava, sembrava quello di Rete 4 lì, come si chiamava quello? Cecchi Pavone, sembrava Cecchi Pavone. C'è chi Pavone. No, grande. C'è chi Pavone. È un uomo. Harry, c'è chi Pavone. È un uomo. C'è chi Pavone. C'è chi Pavone. Ma come si chiama? C'è chi Pavone, no? Si chiamava C'è chi Pavone. Come si chiamava? C'è chi Pavone. Paone. C'è chi Pavone. Pallone. Pavone. Non c'è chi Pallone. Ok. C'è chi Pavone. No, Pavone. Pagone. Pavone. C'è chi Cazzone. Pallone. Oh signor. C'è chi Pavone. Era un Pagone lui. Bravo, grande divulgatore. Alessandro Cecchi Pagone, Roma. Paone, no Pagone, Rancone. Paone. Dio, te l'ho scritto, Paone. Paone. Grazie Duncan, anche tu sei molto preparato sull'argomento UFO alieni. Sono già un alieno io, pensate quanto sono preparato. Però era bello, Pavone, Pallone, Pagone, Pavone, Pagone.
dopo che avete messo il gettone AB qualcosa, sì. AB. Vabbè, manda avanti. Dunque, manda avanti Andrea che gioca. Che ormai c'è rotto il cazzo. Che ce frega Andrea, vediamo Harry. Vediamo, vediamo te l'hai storto. Ma che ce frega te paone, noi abbiamo il Dancone. Sì. Sì. Ascolta me, devi avere credito. Poi c'era anche te l'hai storto, credo, quella domenica. Ok, fuoco. A parlare di come gli spariscono le pietanze. Chiaramente gli rubano i beni. Sì. Se no non ci capiamo. Devi mettere il gettone che già hai messo. Clicchi una volta. Ma non c'è Christian. Ok. No. Quando stai cliccando Christian, credo è da Alex, no? Sono le partite stasera. Far partire il gioco completamente, per cui sì, okay. Non mi ricordo, dice. Ah, allora no, mi sono sbagliato, partite. Non c'eri. Allora ti hanno rubato l'alieni, non c'eri. E la selezione del livello. No, no, non è l'alieni. Esatto. Ok, ok. Vai. Aspetta un po', ma quelli il dimmi lo sponsor cosa ti ha detto che dobbiamo sentirci oggi? No, scusa, vai a sinistra, scusami. No, ancora tu gli mandare un messaggio e te mo ce la sapere più in là domani. Ecco che. 90 la paura. Forse è un clone, eh sì. Un clone alieno. Ma io sto per farvi vedere Alessandro, le magliette che mi sono ordinato. Clone 2, 1. Ancora mi stai per far vedere. Beh, mi sono ordinato. No, per dire, mi sono ordinato quella di Ritorno al Futuro. La maglia? Sì, la maglia di Ritorno al Futuro. Non so se la vedete, aspettate. Back to the Future. E mi sono ordinato anche quella di Mario e quella di Cobra Kai, ok. Ma dove sta a far vedere ancora, scusa? No, aspetta, che però, spero... Provo a farvela vedere dal telefono. Ecco. Non so se la vedete, aspettate. Ah, quello Super Mario. Avete dimenticato Roberto. Vediamo Mario. No. Ecco, non so se la vedete. È colpa della cavo. Cioè costa quanto? €1,57? No, costa dipende che misura prendi. Lei costa €2,50 più lo shipping ti viene ma poi lo sai quanto costa lo shipping, Danca puro Kashmir, lo sai quanto costa quando costa lo shipping per fuori e cotone dentro, lo sai quanto costa lo shipping, altre 4 euro, pensa te. Costa di più la spedizione che non la vendita. Esatto. No, però ho già ordinato da questa compagnia. Quanto costa lo shipping? Non fa così schifo, non fa così schifo. Lo shipping. Poi ho ordinato una di Mario. Lo shipping, quanto costa ancora? 4 euro quasi lo shipping, 3 euro qualcosa. No, non è esagerato. 4 magliette. Ma da dove arriva Dan? Questa è quella di Mario, non so se la vedete. Facciamo la pausa e poi ci sarà la classica. Let me see. Cosa avrà preparato Andrea? Sì, è la bestia con la live. Ho fatto la no, su Discord. Harry. Ah, Harry. Poca di quella miseria. No. Come su Discord. Lei non me l'aspettavo questo. E questa solo la maglietta costa 10 euro, poi lo shipping era altre 4 euro, questa mi è costata 14 euro. Questa è quella di del coso lì di Cobra Kai. Mi ero illuso che ci fosse. Facci vedere. Ti ricordi la sera della vigilia della Natale? Questa è quella che ho scippato in Italia. Svegliati prima. Ma io l'ho ordinato con No Mercy sotto, se mi ricordo bene. Danca, facciamo anche noi un gruppo di supereroi come gli Avanzer. Beh, vi dico una barzelletta. Uomo tigre.
Guarda, questo è quello che ho donato io, non so se la vedete. Ma è arrivato Fabio? È arrivato Fabio? La vedete? Ciao Fabio. Sì, cobra. Ciao Fabio, ciao Avatar. Uomo tigre, grande uomo tigre. Quanto andrà a picchiare Moss adesso Avatar? Ciao Avatar, buonasera. Ciao Cristiano. Ciao Cristiano. Ciao Cristiano. Pronto, 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 pronto. Ogni volta che ne mangio, una cosa interessante, dice: se dopo la puntata sulle religioni ne preparerai una sugli spettri. L'abbiamo già fatta. Ma che te prega, questo proprio specifico sullo spettro. Lo spettro dovrebbe essere anche lo spettro di luce. Che ne sai? L'abbiamo già fatto, fantasmi e spettri l'abbiamo già fatta, no? L'abbiamo fatta due volte. Se il pubblico lo richiede, sta gente che fa live tutti i giorni in piscina e fa 800 milioni di spettatori, ancora noi non possiamo fare un'altra puntata di spettri. Ricordi quando abbiamo fatto, quando l'abbiamo fatto sui film, sul film horror? Era bella quella pure. Bella, guarda anche che potrebbe essere un'idea. Facciamo mercoledì da me, dai, sui film. Voglio tutti su Discord. Ma se invece... Domenica hai già deciso che la dobbiamo fare tu? Cosa la devi fare domenica? Domenica dobbiamo fare, prima cantiamo i miti, poi facciamo, diciamo, la nostra religione e credenze. Ah, religione e credenze. E ripiani vali, sì, ripiani vali. Vediamo quanto c'è gente che ancora crede alla religione. Vai. Ciao Mario! Ciao Mario! Oh Mario! Ah Mario! Anche Mario è maltese? Non forget. Non forget. Però vive in London. Sì. Tanto non è che si vede tanto, però... La mia religione è quella di picchiare Moss. Ah ok. Guarda Mario, c'ho pure il cappello. Me lo sono messo ieri. Non so se c'eri. Cappellino al brodo. C'è quello di Mario, guarda. Domanica. Duncan, come finisce la barzelletta? Chiede giustamente Wario. E infatti si capisce il livello. No, perché lui... Però sentirmi sottofondo mi fa veramente senso, eh. Ti sei accorto che... Ma ti fa senso, Duncan. E lui dice, è vero, hai ragione. Ti fa senso. Sì, sì. E le porto a casa. Più mi sento, più dico quando dico cazzate. Per lui è furrito. Prima però hai detto che mi faccio i cicchini che li porto, come si dice, alla stazione di polizia. Aspetta che prendo il Luquidili. Alla stazione dove lavora, no? Non capivo, Danca. Alla stazione ci lavora. Eccoci, siamo in centro, ragazzuoli. Dice giustamente, te l'hai storto, pensano in diretta. Hanno ascoltato, visto? No, Rollo sta per là. Maledetto Rollo, vieni subito a farci un saluto. Ma tanto ragazzi. Eccomi, eccomi. Non si può avere il dono dell'ubiquità. Beh, in teoria sì, su Twitch sì. Nel senso che ci dobbiamo sacrificare noi per sopportarmi. Bello, cosa è questo, Duncan? Ma che sopportarmi? Se faccio dai, vi conto una canzone. Tutti che mi mandate i messaggi, chiudo un po' il volume. Over the rainbow. Na 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 na. Mi sembrava Let It Be, Duncan. Perché sono gli stessi accordi, guarda. Sono gli stessi accordi, come falla un po' Let It Be. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, Let It Be. Sono gli stessi accordi.
Grazie, Pipit! Grazie, te l'ho storto, grazie. Te l'ho storto. Devo veramente accordarla, eh? Oggi veramente sto... Ma che c'è? Aspettate che lo accordo un po'. C'ho il tuner. Ibidibidi. Anche ibidibidi. Ma ti ricordi quella la sigla del... Cosa di Danca? Il drive-in quando c'era quella lì. Sì. Film quelli lì. Non è tanto così scordato, Dato. Legato. Telaio. Poi viene ukulele storto. Potreste cantare anche parafrasando Dio è morto dei Nomadi o di Guccini. Potresti cantare l'ukulele morto. Dimmi. L'ukulele morto. No. Adesso buono. Senti bello, no? Hai fatto un accordo bellissimo. Bebop, lula. Ha messo tutti di fluidi, Christian, grande. Oh, one bubble luda, one bamboo, two di fluidi, oh, rui. 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 One bubble luda, one bamboo, na girl, na daisy. Always make me crazy. And a girl named Daisy. You always make me crazy. Na 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 sempre quello molto molto sì, avanti in Inter, sì. Ma dove no. 2-1 risultato a specchio, sì. Rigore per la Juve, eh? Oggi no, ancora canzoni, dai, ci fai. Questo è del Pink Floyd. Non l'avrei mai detto. We don't need no education. We don't need no sports control. NCK questa, ricordando a tutti che questa è la nostra discordia. Esatto, questa è la nostra discordia. Se vuoi entrare anche tu a dire la tua discordia. Lo sai, l'ho scritto per sbaglio, ma l'ho lasciato così perché era divertente. Bellissimo, Danca. Non lo togliere. Ma è bellissimo, lì. La nostra discordia. La nostra concordia. C'è proprio un come nei negozi. Dato l'ukulele va benissimo discordia. Che non posso entrare. Chi è che non può entrare? È quel monache. Che se no all'epoca c'era proprio lo spot, no?
Anche un walk down, people don't. Ah, Andrea. La pista è dove stai a scriva. Imagine there's no country. Ba-da-ba-da-bam. Ba-da-ba-da-bam. No religion to Chamishata. Imagine all the people. The people. Il pomo della discordia. Sharing. War in peace. Dedico una canzone a Emu e Deborah. Dai. Va bene. Something in the way she moves attracts me more than other lovers. Something in her love she shows me. I don't want to lose her now. You know I believe in her. Quella una... anche i gatti applaudono. Danca, quella è la canzone mia e di mia moglie che si chiama Something. Sei romantico. Sei romantico. You ask me if my love grow. I don't know, I don't know. È lo stesso pezzo della stessa canzone, ma ve l'ho fatto così, da solo. Avatar ha detto che chiede se puoi fare la sigla di Power Ranger. Che... non so neanche accordi, io mi è che so suono allo sto tanto. Fai a caso, non è un caso. Problema. Rimpella a caso. Aspetta che provo. New World Zorro. Però Duncan. Go go Power Rangers. Dimmi. Dico intanto se vuoi, manda un po' avanti la live. Ma certo, ma sì. Fai un salto tipo di 40 minuti in avanti. Ecco. Magari passa il giocatore dopo. Sì, vuoi vedere chi giocava dopo. In questo momento sta giocando uno, non si sa, forse io, non lo so. No, era la pausa. Dopo c'è un grosso rischio. E fa bene. Fa bene. Ah. Ma sei stato tu, Pippo, a dire che non so più di chi me l'ha detto, che in realtà quella scena lì è incontrata? Aspetta, non ti sento, Porco, c'ho un venditore di rose che mi dà fastidio, dimmi. No, dicevo che, non so se sei stato tu a dirlo, che quella scena lì è improvvisata. Beh, in parte sì, è stata la carta bianca a proietti. Cioè, non è che avessi difficoltà molto a fare queste cose. Esatto. Il problema di essere la telaio che brava? Sì, me lo ricordo la parte che c'era tutti i blocchi. Che poi una curiosità sul film che ho scoperto, che in quella scena lì del VAT 69 non si vede, si sente la voce del regista vero di Steno. Quando dice azione del taglio? No, che sarebbe che si vede il regista, no? Si vede il regista in quella scena. Ecco, il regista lì non è la sua voce, è stato doppiato da Steno. Ah, da Steno. Ah, grande. Non lo sapevo. In quale film? Fabbè da cavallo. E noi dopo abbiamo
abbiamo rivisto anche il seguito. È carino, ma è anni luce dal primo. Sì, prendono cose, ma non. Esatto, sì. Con l'originale. No, no, assolutamente. Dai, oggi mi sento un po' romantico. Oh, guarda, come non l'accendino. L'uomo ha dedicato la sua vita all'amore. Aspetta che mi sono dimenticato. Oh, la minchia. Minchia. La minchia. No, dai, dai. Canta Merry Christmas, ma che Natale manca. Dai, Merry Duncan. Lo tolgo prima che viene mia moglie e mi dice che mi dice ancora che devo prendere le medicine. Feeling in love with you. Grande. Apriamo un po' il volume della live, vediamo un po' che. Vero, mi chiedono dalla regia, Duncan, ma tutto a posto con gli esami? Ti hanno detto qualcosa? No, mi hanno preso gli esami del sangue, adesso devo aspettare che escono i risultati. No? E questo gliel'ha detto ieri mattina. No. Ciao Duncan, ciao Pippo, ciao Emu, ciao a tutti. Ciao Gioia Man. Ciao Gioia Man, Gioia Man. Ciao Gioman. Gioman. Gioia Man. Perché hai il video scaduto. No, però Emu non è Gioiman, non è Gioman, ma è Gioia Man. Sbagliare. Cosa dici? Aspettate. Matelaio vuole entrare su Discord. Vieni su Discord, lo traio. Dai, vieni, sei benvenuto. Siete benvenuti tutti. Sì. Te l'aio il sosso, entra adesso. Te l'aio il sosso. Comunque, la serata di F2 è stata la più seguita. Il link che appare in chat è scaduto, lo dovresti cambiare. No, lascia perdere. Atto grazie, grazie, baby. Grazie. Lo scrivo in chat così mi senti. Uomo Tigre dice: comunque, la serata di F2 Street Fighter 2 è stata la più seguita. Insomma, sono tutti quasi tutti gli stessi. Non è che è stato uno più seguito. No, siamo stati sempre lì sul 100, no? Tutti. Ciao, Deraglio. Buonasera a tutti. Ciao Telaio, siamo sul mio Discord, Telaio. Allora, o Telaio Pedia o Wiki Storto. E Duncan, pensa una cosa però, veramente. Pensa se... Lo sai che adesso anch'io mi sono accorto che siamo sul tuo, non sul mio. Adesso mi sono accorto. Al live iniziale stai di nuovo a fare live sul telaio. Dai, sul telaio. Ma veramente. Ma veramente. È vero. Ancora. Dancone, come mai? Come? Si pagare qualcuno l'affitto. Mi hanno scacciato dal mio. Sono prestato da quello di Andrea Pipo. Cazzi, chiunque volontario ditemelo, che ve l'ho permesso. Però parlare io, poi se sotto sento anch'io parlare me stesso un po'. Mi fa un po' senso la cosa. Mi fa un po' senso. Perché è un ragazzo sensibile. Era più divertente la barzelletta di prima. Andiamo se una Ares V1000, vecchia scuola. Cos'è la Ares V1000? Una Aprilia. Una che? Una moto, d'ancora. È una Aprilia. Perché non so neanche io cos'è una Aprilia. È una Aprilia. Moto italiana. Un motorino, no? Diciamo così. No, una moto. È una moto, ok. Un motorino è... Non ci sono arrivati a Malta.
Hamilton Burger, Harry. Beh, io allora, credo due settimane fa. Due settimane fa mi hanno regalato. C'è questo amico che sta per partire in Germania e avevo questi due tipo di scooter elettrici, no? Elettrici. Però quelli sì, quelli grandi, me l'ha regalata a me, una a me e mia moglie, solo che non l'abbiamo ancora usati. Sono quelli professionali, ecco il Bluetooth. Qualcosa regala a Danca, ho scritto. È una delle leggi di Malta. Se hai qualcosa che non sai che farci, regalalo a Danca. Veramente, dai, l'ho fatto anche vedere su. Aspetta che vedo se non c'è una foto, perché ho preso una foto. Che mancava di così. Mancano 30 secondi. Mia moglie mi ha detto ti faccio un caffè. No, wanna leave me now. Ecco, non so se si vedono. Perché sta tostando in chicchi, Duncan. Sì. Si vedono. Si vedono. Sì, si vedono. Aspetta che faccio vedere. Allora, contro la rovescia, 10. No, wanna leave. Così lo vedete meglio, guarda. 6. Meglio. 5, 4, 3, 2. Sì, Van Caldis. Eh sì, beh, perché comunque penso che costino, costano 2000 euro ciascuno. Allora, il punteggio è stato di Ridanca, vieni in Italia. Perché va in Germania tuo amico e lui è tedesco, perché per questo va lì. A 8 7 no. Ritorna al suo paese, è diventato un amico mio. Allora, rivendi, anche, esatto, uomo di vita. Dico la verità, sono una persona, se qualcuno mi regala qualcosa non mi piace venderla. Allora io farei la classica pausetta, ma esempio mio sorello, quel spank che mi hai mandato tu, no? Sì. Mia sorella mi telefona, me lo dai questo spank, è bellissimo, so. Lo sai, ho finito a ordinarle una da Amazon. No, perché non ce la faccio, veramente è un regalo tuo, non ce la faccio a dargli uno. Vabbè, lo devi dare, se no. Problema io, che te frega. No. Ecco Rollo comunque. Tanto grande Rollo. Pippo ha la fabbrica. No, ma tanto Pippo ha la fabbrica. Di Spank. Lo Spank. Però lo sai, anche a me mi è piaciuto tanto quel pupuzzetto lì. Mi sta tanto a cuore anche a me. Poi è un regalo di un grande amico, allora me lo tengo stretto. Grande ancora. Un grande tipo. Dai Rollo, vieni su tipo. Discord. Vieni su Discord e non trovare scuse. Vieni su quello di. Non vieni sulla mia Discordia, vieni sul Discord di Adriano. Di Andrea, perché per sbaglio sono partito. Andrea Celentano. Di Adriano. Ma ragazzi, vi ricordo che giovedì sì. Continuiamo il nostro GTA e vi faccio vedere la live. Vi faccio vedere ancora la pubblicità, così non lo dimenticate. La live. La pubblicità, ecco, guardate che bella pubblicità. Vai, ancora. Fanno la boxata del nuovo Alex Kidd. Bellissima. Guardate che bella pubblicità. Vabbè, 30 euro da un male sono 35 euro. Sono una divisa. Queste cose qua. Arte, medaglione, corona sonora, gioco fisico, manuale, portachiavi. Prima di cominciare manda un bel fanculo a Mister Andrea. Bella. Quando di spedizione? Quello. È anche in italiano. Ciao Forest. Ecco,
però mi non buonasera a te. Esatto, Duncan. Frost, scusate. Ciao Forest. Forest Gump. Frost. Corri fuori, grande film. Grande film Marcia, sì. Mi sento un po' stanchino. Allora, piccia. Ciao Rollo. Ti metti 2 minuti io? Ma vieni su Discord, Andrea. Vai Alex. 2 minuti. Così ti sentiamo a parlare. Facci sognare. Ah, questo qui, ok, left. Ship. Dai, che domani cantiamo Harry. Right. Ecco, adesso questa è la partita di Harry, eh? Questa è la partita di Harry. Quindi non fai la mia partita. La partita di Harry. Questa è la partita più importante, vediamo. Un minuto e trenta, Harry. Che è vero, ti tremano le ginocchia. Date no. Ma dai, hai giocato alla grande. Hai fatto onore al canale. Hai fatto onore al canale. Solo 5 secondi. Come lo va? 5 secondi. Bene. Io puntavo. Io avevo paura. Sapevo che arrivavo ultimo. Sono arrivato penultimo. E quindi sono molto contento. Io faccio un pre-order. C'è una simulazione. Allora. Check out. E io se vuoi metto il timer io. Lo sapete? Lo conoscete? C'è un gioco che si chiama Second Life, che è tipo i Sims. Second Life. Come no, sì. Si scarica gratis questo. Very, very fine. Sono 66. No, vediamo se Dolbo lo conosce, io l'ho mai usato. Chiarino. Debro, hai mai giocato il gioco Second Life? Second Life? L'ho provato, ma no. Non lo so, Nemo. Che cosa? C'ho qualcosina, no? È tipo GTA mix con The Sims, tutto mix. No, l'ho provato, ma no. Non mi ci sono trovata, no. Sì, poi ci sono anche no. Praticamente tutto online, se vuoi cose per comprare, non... sì. Ci sono anche i posti zozzi, deve stare attento a vendere. Perché dobbiamo sapere dove. Ecco dove era andato. Io vado a farmi un'ora di sonno, sennò fino a domani mattina è pure. Dai, io. Ci vediamo alla prossima ciao, fratello. Buonasera, ciao. Buonanotte. Bravo Andrea. Ci metto l'impegno. Io farei, si preparerà per la finale. Mamma mia. Beh, sei preparato per la finale, Andrea, a parte gli scherzi. No, in teoria no. No. Ottimo. In quale senso non sei preparato? Attesa che passa un po' il volume così spalli. Ah, il gioco, guarda, Street Top non lo prendo, l'ultima volta che ci ho giocato al torneo. Ma veramente? Ma certo. Su Second Life ci sono anche le antenne verdi. Che dici? Ah, questo puoi scegliere, basta. Non l'ho più toccato, ma hai parlato con i tuoi giocatori? Sono carichi? Sono pronti? Sì. Per la finale? Tutto a posto. Solo Simo Bologna ha detto di provare un po' a giocare a Wonder Boy, perché non è fortissimo lui a Wonder Boy. Però non è che voglio, però me la sentivo che andavi in finale tu. Me lo sentivo veramente. So che ero bravo. Della DC Comics, non ci sono tanti personaggi dei fumetti. Lanterne verdi, personaggi dei fumetti. Finale, esatto. Finale. Ricordo che se vinci la devi dedicare a me. Certo. Dedico questa vittoria
Ma è difficile perché Jack si sta allenando giorno e notte, da quanto mi ha detto. A Wonderboy, ecco, partiamo svantaggiati. Te l'ho detto, te la gioco io. Lo sai qual è il problema? Loro non sanno chi sta a giocare su Parsec. E poi è solo la tua. Esatto, non sto scherzando, che credono che devi cancellare sta live adesso, però non sto scherzando, no, oppure ci ammazzi tutti, Duncan. Guarda qual è la cosa più facile, potresti ucciderci tutti noi e gli altri 13-14 persone che ci guardano. Grande Duncan. E Lollo, vieni su Discord, dai. Vieni anche tu, dire quattro cazzate con noi. Oggi siamo in competizione, chi la spara più grossa, dai. Bocca. Bocca. E l'altra settimana abbiamo visto il film di Pierino, ci siamo divertiti alla grande. Urca, sì. Oggi abbiamo visto The Generi. Abbiamo le Gigi e il Bullo. Ma quando vedi il Bullo? Quando... No. Sì, dobbiamo vederlo quello, bellissimo. Io non l'ho mai visto. Quando verrai a vedere un film con noi, Emu, ci divertiamo, eh? Sì. Bello Pierino. Quando partiamo per il film ti mando un messaggio che stiamo per andare al film, per fare un film. Così lo vedi con noi. Bello, anche tu Mario se vuoi. Sei invitato anche tu a vedere il film con noi. Oggi ho visto il gradino delle streghe. Che è il film? Che è il gradino delle streghe? L'ha scritto Nemo, io ho visto il giardino. Lo sai perché l'ho letto gradino? Lo sai perché? Dimmi. Perché l'alfabeto maltese, quando tu... Sì. Noi ci abbiamo due G, quella che ha il suono G e quella che ha il suono G, capito? Ma noi, per vedere se una veramente ha il rumore G, c'ha il puntino sopra la G, allora lo senza puntino per me è gradino, no giardino, capito? Per questo l'ho letta così. Ecco perché ho la porta invertita ancora, sì. C'è un motivo. Sì, perché noi l'alfabeto è un po' differente, anche il suono delle lettere sono differenti. Allora quando, ad esempio, lui ha scritto, guarda, giardino. Per noi, quando noi facciamo la lettera G, ci mettiamo un puntino, così sappiamo che la G con la lettera che fa quell'umore, capito? G. Dice anche Mario, dice la Maltese, ha più lettere nell'alfabeto. Buongiorno. Per quello che scrivi buongiorno. Sì. Comunque, il titolo originale del Giardino delle Streghe è La Maledizione del Popolo Gatto, una cosa del genere. Grandissimo film di Robert Wise, se non ricordo male. Grande Nemo. Top film. Questa è la nostra discordia, se vuoi entrare e dire anche tu la tua, niente su quello di Andrea Pippo oggi. Anche se Nemo è più bello il primo, scusate, non ti interrompo, Il Bacio della Pantera è un capolavoro assoluto. Ciao Ale. Tu hai visto Nemo. Ti picchio, cosa hai scritto? Ti picchio. Però Pippo, devi convenire con me che uno dei più bellissimi film italiani che abbiano mai fatto è L'Uomo Puma. Mamma mia. Quello film è? È bellissimo. The Cat Come People si chiama. Puma, ma... è bellissimo. Non so chi di voi ha mai visto il film Lo Chiamavano Gigrobo d'Acciaio. Ho visto tutto il mondo. Togli acciaio, lo chiamavano Gigrobo. Sì, Gigrobo. Esatto. Ho visto il trailer, ma non ho mai visto. È bello questo film. Sì, è caruccio ancora. Sì, dicono di sì. Calino. Lo devo rivedere. Lo devo vedermelo.
anche Benigni ha dei bel film, tocca invece Johnny Stecchino Lancone, è bellissimo anche il piccolo anche il piccolo l'amore. Anche il piccolo diavolo è bello. Sì, quelli più tu non hai mai visto il mostro Dancone, però credo che l'ho visto sicuro. Sì, credo. Solo che poi me lo dimentico, no? Ho fatto uscire il diavolo che era a me. Uscito. Anche la vita è bella, no? È bello. La vita. Sì. Non ho capito la fine. Non c'è un film italiano che non vediamo. Sì, è vero, Mario. Noi siamo come Mario, credo anche Mario, cresciuto come me. Con Mario, Gigi il Bullo non l'avete visto, un film più bello dal Vado Vitale. Gigi il Bullo. Green Peaks, no, Nemo, le serie, no. Le odio, sono fatte Lynch. Grande Lynch, ma le serie non mi ricordo Twin Peaks che lo facevano su Canale 5, credo che negli anni 90 o fine anni 80. Esatto. Sì. Grande acquisto di Silvio Berlusconi. Chi ha ucciso Laura Palmer? Sì, esatto. Ma non troppo tempo fa c'era la scritta che ha ucciso Laura Palmer. Oh, dai. E poi anche di quello hanno fatto il remastered, no? Ma comunque ha continuato la serie 20 anni dopo. Ce l'avresti già in all'epoca, perché anche nel film all'epoca io ci rivedevo tra 25 anni e lui l'ha fatto dopo 25 anni. Esatto. Erano comunque degli indizi che probabilmente lui già pensava di fare questa cosa. Ciao Leroy 89. Ciao Leroy. Ciao Leroy. 25 anni dopo. Lynch è grande regista. Leorio, mi ricordo adesso. Leorio si legge. Leorio. Come quelle che si mangiano. Poi ha fatto successo anche per il tema, per la colonna sonora. Sì, la colonna sonora è... Anche X-Files era bello. X-Files. X-Files sono tante serie. Tante, ma sapete puntate. Che hanno, credo, 5 anni fa hanno rifatto X-Files da l'ultima capo. Stagione. Hanno fatto un'altra stagione, no? Un'altra stagione, sì. Anche quella hanno fatto una serie nuova ambientata anche quella 8 anni dopo. Loro erano più anziani. Eh sì. Riccardo Duncan, Riccardo. Ciao Leori. Ti chiamo Riccardo allora, o meglio così, Riccardo, molto più facile. Riccardo. Se c'era Jack ti chiamava Riccardo. Riccardo. Diceva ciao Riccardo. Non posso chiamarti perché il vicino sa wabbia. Jack sta a rischio andava. Jack sta a rischio andava perché sta in Sicilia. Dovrebbe una balzelletta al volo, aspetta che mi ricordo una. Anche dimmi una balzelletta. Sì, l'ho visto. Duncan, il film di Edwidge Fennec sì, li vedevo. Lo sai che Edwidge Fennec è maltese? È maltese. È vero. Sì, è maltese. È nata a Naba, è andata ancora, non ci provare. No, al padre maltese è uguale, lei è nata a Naba, insomma, però il padre maltese ha il sangue maltese. No, non è vero. Sì, è scritto, aspetta che ve lo faccio vedere. E il padre maltese e non sapete che ha la madre italiana. Italians. Allora, vediamo. Nasce a Naba, Algeria francese, da padre maltese. Vedi?
No, padre maltese e madre italiana. No, è mezza maltese e mezza siciliana. Guarda, anche dai, abbiamo un follow. Duncan. Grazie per il follow. Bello, grazie, bello. Come si chiama il padre di Rich Fennec? Però Duncan, che ne so. Di cognome faceva Fennec, di certo, perché di cognome Fennec, come Fennec. Di cognome faceva Fennec di certo, perché è un cognome maltese. Mm. Però di nome forse faceva Giorgio, non so. Mi sono scritto solo anche per dire questa queste sono siciliano. Grande. È mezzo maltese e mezzo siciliana. È vero, allora, eh. Esatto, mamma siciliana di Ragusa, naufragos della Ragusa. No, salutiamo da Fennec che ci segue sempre. Beh, ovviamente, sì, sì. Ovviamente. Era una Fennec, bella sul Discord. Era una bella donna, bella donna, eh. Una bella frigna, sì. Vieni su Discord, Fennec, se ci sei, dai. Così dici se sei, come si chiama tuo padre. Edwidge, vieni qui. Ti sbagli, non ti sbagliare. Se ti vuoi innamorare, quello di Pippo, non quello di Daga. Se ti vuoi innamorare un'altra volta, vieni qui. Di un maltese vero. Io lo sapevo perché l'aveva detto Mario. Ah, ok. Uè. Un'altra attrice famosa maltese, D'Antone, o maltese anche. Io non so, mio cugino. passavo dalla perca a tuo cugino, cioè. C'è un dislivello sta cosa. Non so, un'attrice maltese. No, ci sono stati attori che erano in Hollywood che erano maltesi. Io non sto scherzando, eh. Però un Mario, po' di tempo pure voi. No, Fragos. Qualche celebrità. Isabella Gianni, Nemo, grandissima interpretazione in sì, Possession anche, Zulatto. Anche lei maltese? Dai, porco. Non sto scherzando, è vero. Non conosco, non so neanche chi è. Pensate. Uè, grande Ken Falco, vieni su Discord. Ma prima di venire su Discord, togli la batteria e la pianola. Francese del 55. Vieni su Discord, Ken. Dai, che mi sono preparato l'ucurili per te. Guarda, te la canto pure. Guarda, tutti frutti, Ken Falco. Tutti frutti, a Ken Falco. Tutti frutti a Ken Falco, tutti frutti a Ken Falco, tutti frutti a Ken Falco, tutti frutti. Ma ragazzi, chi vuole la tutti frutti dedicata, basta che mi regali un poco di beat, dai, diciamo così. Un pochino di beat per Dancone. Ogni beat ve la incido per voi, ve la dedico a voi. E questa non si può sentire dentro altri canali, Andrea Pippo, dai. Però ok. Tutti frutti Andrea Pippo. Tutti frutti Andrea Pippo. Tutti frutti Andrea Pippo, tutti frutti Andrea Pippo, tutti frutti Andrea Pippo. Vanno bene due bitcoin, magari. Magari almeno 50 Dancone, dai. Anche uno mi accontento di bitcoin, eh. Credo che adesso sono sul 6.000, se mi ricordo bene. 6.000 di lui.
magari a belli, magari avevo fatti un po' di tempo fa. Sarebbe bello fare una puntata su, diciamo la nostra, sul deep web, che adesso, perché i bitcoin prima ne usavano sul deep web, sul deep web. Deep web. Sì. Sì, sì. Dobbiamo farla anche quella. Stanno sopra i 50.000, eh? Allora comincio a farli ancora io. Beh, ci sono i miner, no? Sì, sì. Io avevo un amico mio e stavamo per cominciare a produrre questi bitcoin, no? Con il mining. Molto prima che il volo stava per salire. Ma è anche il, diciamo, la causa principale per cui non si trovano le schede video del PC. Sì. E tutti i modi usano per il mining. Sì. Ah, sì, perché tu devi avere una scheda grafica, tanto che fanno tante schede grafiche, una allinkata all'altro, perché lei usa il processore grafico per criptare questa moneta. Per adesso esiste un altro sistema, non l'hai mai sentito, Emu? Si chiama pool mining. No. È un sistema dove tu, ad esempio, c'è una scheda grafica 1, no? Allora tu cominci a criptare questa moneta con altri PC. Capito? Ah, esempio, okay. Io sto criptando e tu mi presti il tuo PC via online, stai criptando questa moneta con me, esempio siamo 10, 20 persone, poi dipende da quando il tuo computer, perché ogni computer ti dice quanto ho criptato di questa moneta, no? Esempio, se tu hai criptato, esempio, il 20%, il 20% per te, sul tuo virtual wallet, perché tu devi avere anche questa virtual wallet, che è il, come si dice in italiano, wallet, quelli che ci mettono i soldi dentro. Ah, il portafoglio. Sì, portafoglio virtuale, ecco, portafoglio virtuale. Chi l'ha fatti 20 anni fa ormai è un milionario, perché prima 20, stiamo dicendo 20 anni, 10 anni fa, era più semplice per criptarli, no? Con un portatile li facevi, perché non era così complicato ancora. Ma adesso più ci sono, più difficile criptarli. Wallet, sì. Ho visto che alcuni lo fanno con il cellulare. Però chiaramente devi avere un cellulare abbastanza potente. Sì, ma noi... è difficile col cellulare, credo io. Prima devi lasciare il cellulare... acceso 24 ore al giorno. No. Se ti fai un PC dedicato per quella cosa... Ok, anche poi devi vedere anche il consumo dell'elettrico, Non è che tu, ok. Sì. Adesso l'unico modo per effettuare il servizio con il GPU, sì, abbiamo detto, con le videoschede, deve avere le videoschede un po' con le palline, diciamo così. Ma lo sai che ha fatto un mio amico? Anche le schede video, diciamo, vecchie, quelle di anche di anni fa, costano tantissimo. Sì, ma un mio amico lo sai che sta facendo? Ma questi che fanno i bitcoin, a volte le cambiano le schede, perché, capito? Questo se le compra lui a cazzata, perché loro hanno lavorato tanto... Normalmente gli cambia la ventola e anche il paste sotto, lì le pulisce e le rivende. Lui le compra a cazzo, perché finché il chip non si è guastato, ancora buona la videoscheda, no? Però poi lui gli dà questo servizio, gli cambia la ventola e la rivende 4 volte più che quella che ha comprato lui.
Poi adesso in questo periodo, cioè, vendi qualsiasi, tu hai una scheda, qualsiasi scheda la vendi al triplo di quello che vale. Sì, io c'ho due videoschede, quasi quasi le metto dentro un PC, perché c'ho l'Alex 470 con 4 giga, e c'ho un'altra Nvidia 4 giga che non li uso più, quasi quasi le metto dentro un PC, ma con 8 giga non credo che farei grandi bitcoin. Ma vabbè, per minare magari no, le potresti usare su un secondo PC, magari per farsi girare gli emulatori, qualche emulatore. Avevo in mente di fare un altro PC solo per l'editing, no? Perché una scheda video... Ma anche lì ti serve comunque una scheda video abbastanza potente. Poi 4 giga, prima facevo editing, no? Ciao Prince! Saluto ciao, Prince. Ciao Mario! Ciao Prince! Ciao, salutaci tutta Londra! Uè. Chi è? Sono troppo vecchi per minare, eh? Ma prima li usavano per minare? Sì, prima sì. Poi la Rex 4... Ok, salutatemi la Edwitch, ok. Salutatemi il mio amico Sosa. Edwitch Fennec, mia cugina. Edwitch. Io credo che si abbraccia su 70 anni ormai. La Edwitch. Ormai sì. Però l'ho vista ancora una bella donna, Si mantiene bella bene. Bella frigna, sì. Se non so se gli togli il vestito poi comincia a cadere tutta la ruggine, però no, d'accordo, dai, ti salutiamo anche madre natura. Ma ricordate madre natura di Ciao Darwin? Sì, sempre una più bella, ma c'è la gente che vedeva quel programma solo per quello, pensate. Tipo Twitch. Un Twitch primordiale era. Twitch ormai... Capito. Giri di giri, vedi solo queste ragazze che fanno così. Io te l'ho detto, Lancone, vai a Casablanca tu, c'era lì vicino, ce l'hai. Un par di 1.000 euro, dei sistemi, e poi inizi a fare live anche tu. E poi che ne pensi? Dai... piscina con le paperelle, soprattutto l'estate vai al mare. Sì. Io il pitone dentro il no, il pitone lo lasci a Casablanca, lo lasci, lo liberi in Africa, capito? dopo lo usano per una colonia, tipo. Adesso togliamo i tuoi vestiti e il tuo pisello tocca terra. No. Ma no, non si fa così. Non si di. Poi tante ragazze vanno pazze, cominciano a chiamarmi, no. No. Non vale così. Ebi Dudi, grande Ebi Dudi. Ebi Dudi sta della Alex, col cavolo che passa qua, c'ha paura. Mo ci evita come la peste a noi, Lancone. Perché però? Perché noi cominciamo a cantare Ebi Dudi, la canzone Lucio Dalla. Quanto siete cattivi. Ieri c'è entrato su quella di Emu, però. Sì, era geloso perché cantavo la sua canzone a tutti. ha detto mi devi chiedere i diritti. Ebi Dudi, grande Ebi Dudi. E comunque, sai Dancone che ieri sera, poi quando abbiamo finito la live, no? Sì. L'ho subito trasferita su YouTube, no? Sì. Mi hanno dato non uno strike, però comunque un copyright creator sulla live. Su che cosa? Andiamo sulla canzone. Allora, io all'inizio della live c'ho il pre-live con delle canzoni
remixate, no? Tra cui quella di Kingdom Hearts. Sì. Praticamente, sai la cosa strana, che è stupida come cosa? Non mi ha dato il copyright la Square Enix, che è la proprietaria della canzone. Sì. Il copyright arriva da un tizio che ha fatto una cover. Come la tua ancora? Come quella tua ancora? Con 2000 iscritti, canale da 2000 iscritti, e mi ha dato questo copyright strike. No, strike non è uno strike, ma comunque è un avvertimento. Ecco. Adesso che hai fatto, l'hai mutata quella parte? Mutala, perché se non la togli. No. Ha ucciso direttamente chi l'ha. Senti, perché a me mi hanno fatto la stessa cosa, non ho dato caso, poi me l'hanno dato lo strike. Come on. Ah, te l'hanno dato dopo? Dopo. O te la muti, o te la tagli, o togli tutta la live. O te lo taglio tutto. Perché a me così, la stessa cosa, l'ho trovato, ho fatto senti quella canzone su un altro canale. Prima mi hanno dato l'avvertimento, non ho dato caso, poi mi hanno dato lo strike. Dopo due giorni. O un giorno. Giorno. Tu vai e muta quella cosa o tagliela. È solo l'inizio, credo, no? Sì. Allora... quello che mi fa strano è che non ti dia lo strike il proprietario della canzone, ma uno che fa una cover. È assurdo. È così la vita. Ma però ti do un consiglio, va e aggiustala, perché YouTube ormai è un testa di cazzo, te lo dico esattamente così. Sì. Devi stare attento a quello che metti. Vedi, io mi mancava solo uno, me lo chiudevano. Ma adesso ti è scaduto lo strike? Mi manca uno da... Ah. Fammi vedere, mi manca uno se mi ricordo bene. Devi stare attento perché ormai YouTube... È diventato qualcosa di incredibile. Piece of shit. E non lo vorrei perdere, perché forse quando ho giusto il mio studio comincio a fare qualche video, qualche cosa, le vorrei mettere lì. Ah beh, sì, chiaro. Aspetta che è vero. YouTube ormai è diventata quasi orwellenia, così non posso leggere. Orwell. George Orwell, 1984. Orwelliano. Vedi, mi manca uno strike, guarda. Mi manca uno da chiudere. Che scade il 23 aprile. Per quello che ho fatto vedere, quello che ho fatto vedere il video di Malta, e me l'hanno... Esatto. Maledetti puttanieri di merda. Fuck. Adesso io vado tutte le live, provo a trovare almeno uno che mi copia. Vediamo. Pareggio ancora. Vediamo se... Ma è difficile trovare qualcuno che ti copia. Beh, non so, c'era ancora. Io non so come questa anche gente... Stai dicendo. No, a parte scherzi, come si fa a trovare... No. Esempio questo, come ha fatto a trovare il tuo video e sapeva che tu lo copiavi? Questo non capivo io. O quella come ha fatto che ha trovato ma YouTube ha un algoritmo, Duncan. YouTube. Non è una persona fisica che cerca i video, cioè, ha un algoritmo. Appena che sente una canzone che
è la stessa, diciamo, ti parte la segnalazione. Sì, allora non è il proprietario del canale che ti ha fatto. Ma io credo che anche il proprietario gli viene una notifica, no? Che qualcuno gli sta copiando. Poi lui agisce, non sì, so quando... penso di sì, certo. Penso di sì, non ne ho idea, francamente. Questo sta giocando ancora Harry, no? Vedo bene, o no? Ah, è a Win Master. Ah, D'Ancone, senti un attimo, ma se facciamo... Se vuoi, se ti va. Facciamo un po' di... Una piccola anteprima di retrobanda? Sì, lo facciamo adesso? Certo, se vuoi, certo. Ok. D'Ancone, però mi sa che... Lasciamo la live in sottofondo. Dai, Caldi. Dove vai? Vado pure io. Faccio un'oretta. Che ne pensi? Aspetta, aspetta, poi 10 minuti. Così poi ci spostiamo tutti da te. Non è che ci manca. Io forse 10. Okay. Così facciamo una 3 mezz'ora, dai. E la minchia, mezz'ora va tanto. Mezz'ora, dai, alle 10 e mezzo, dai. Chiudiamo alle 10 e mezzo, facciamo questa cosa. Dai, un altro quarto d'ora d'Ancone, dai. Un quarto d'ora. Ok. Ma vediamo. Ciao Retacudo! Eccolo Retacudo! Ciao Retacudo! Ci mancavi, eh? Ci mancavi. Sì. Ma vediamo. Le faccio io le canzoni? È certo. È certo. Ok. Adesso come faccio? Le faccio sentire sulla live? Che è meglio così. Pronto? Sì, D'Ancone. Anche io? Ah, beh, sì. Noi non guardiamo Discord, dai. In chat scrivono se puoi spengere la luce però quando metti le canzoni, eh? Mica... vi metto un porno, non lo so. Arrivo Gudo! Ma la vediamo. È che noi che stiamo su Discord non la possiamo sentire, però, la musica. Se me la senti live devi sentire, ma no. Perché se la faccio su Discord dietro. Vedete il video pure, no? Sì, allora deve sentire dalla live. Andiamo. Se la faccio vedete il video pure, no? E c'è anche adesso la mia voce vediamo la live. Che gioco posso farvi? Kick. Vediamo questa se la sentite o la conoscete. Siete pronti? Vai, parti uno. Ti ho sentito intanto. Adesso parte. È Meat. No, non è ancora partita. Aspetta che c'è la stupida. Non è ancora partita. Eccola. È Meat. No. Questo è Flash Dance ancora. Flash Dance. È ancora partita. È stesso tamburo. Ready, go! L'avete sentita? Ready, go! Sembra... Cioè, da Ready, go sembra Crazy Taxi. Sì, ma quale Crazy Taxi? Era Crazy Taxi D'Ancone? Sì, ma quale? I due? Sì, sì. I due? Sì, sì. Ho indovinato. Grande Emmo. Grande. Pi. Dai, canta Rising Fuzzy Manstein. Vai Manstein. Questa è un po' più difficile, eh? Aspettate.
Non so chi di voi l'ha giocato. Ecco che parte. How many miles to Babylon? Ecco che parte. Far beyond the sound con l'ukulele. La sentite? Questo è un po' più. Facciamo così un fatica po' da sì. Falla da Discord ancora, no, non vediamo, non la vediamo, siamo onesti. Metti l'audio che si senta su Discord. Noi non leggiamo il titolo. No, io sto guardando live. Fidete ancora. Sì, ma se faccio così passo di lì. Vedete il video e non è giusto, no? Suegna. No, ma io sto guardando la live adesso. Io non sto guardando Discord. Issa, come faccio? La canzone la faccio partire su Discord? Ma devo chiedere... Se no, mentre metti le canzoni, stacca la cam. Se no, chiudi la live del torneo, ancora. Tanto devo fare un'altra cosa. E lo metti là, dai. Aspetta. Ti metti tu a tutto schermo senza far vedere il video, cioè senza far vedere Discord. Esatto. Se faccio esempio, se io faccio così, guarda. Disconnect. Se io adesso faccio condividere la pagina di YouTube. No, non condividere lo schermo. Fai sentire solo il suono, la musica. Ma non si può. Ah, non si può? No. Non si può condividere solo la musica. Allora, ancora scusami, no? Se tu fai così, mettiamo una canzone a caso, mettiamo Project X Long Play Amiga, no? Alzi l'audio, poi lo condividi su Discord, sulla tua Discordia. Sì, ma si vede il video. Aspetta un attimo, Jesus Christ. Skippi la pubblicità della cosa. Vai in sezione commenti e nessuno vede il titolo. E tu l'audio lo senti? No, tu ti alzi l'audio. Per io sentire il tuo audio, devo schiacciare su watch stream. Guarda la diretta. No, con la tastiera. Fai così con la tastiera e si sente. Vedi? Il play lo dai col coso. La barra. Io sto già vedendo il titolo da qui. No. La porca. Io prendo la barra, mi si butta il microfono. No, io vi faccio partire, dico, indovinate che canzone è questa. Voi così non potete vedere il titolo. Non lo vedete il titolo, scusa. Si vede. Si vede vicino a me. Ma dove lo leggi qua, scusa? Dove c'è watch streaming, c'è il titolo. Beh, è vero, si vede sotto Project X Long Play. Dove si vede? Fammi vedere. Si vede sotto. Cazzo. Vedi? Io non lo vedo ancora in live. Eh? No, aspetta, live è in ritardo però. Fammi aggiornare. Aspetta un attimo. Ciao, Naufrago! Ciao, grazie di essere passato, fratello. No, ma basta che lo guardi direttamente da Discord, Andrea, e vedi che c'è scritto guarda in diretta, però sotto si vede Project X Long Play. Per questo ho detto l'unico mezzo è di sentirla dalla live, però devo usare le cuffie, no? In che la viene il rombo, viene il coso lì. Rambombo. Viene re bombo. Il re bombo. Viene il coso lì, ritorno. Sì. Lo facciamo così come lo facevo io. Ora, è mosso come faceva l'altra sera, Emu? Da Discord? Oh... Allora, noi eravamo... Allora, Discord senza vuol dire niente lo faceva. Eh?
da Discord senza condividere niente lo faceva. Usa il cellulare per la canzone. Lui lo fa... Forse lui perché lo faceva direttamente dal suo PC. Cioè, nel senso, catturava l'audio del suo PC. Tramite, non lo so, qualcosa. Capito. Ma tu... Cioè, allora, Duncan, se tu adesso fai partire un video, no? Sì. E alzi il volume, cioè non si riesce a sentire in live, cioè qua su Discord. Col telefonino, se no, devi fare ancora. Telefonino sul io posso farlo partire, ma dalla live dovete sentirlo. Non si può sentire. No, anche da qua puoi farlo sentire. Ma perché io sono con le cuffie, come lo faccio a sentire a voi? Mi state That's capendo? Very strange. Very, very strange. Sono dalle cuffie, è difficile farlo sentire. Come devo... ti dicono anche in chat, non puoi provare con un telefonino? Sì, ma sì, posso, però non si sente bene, no? Non si sente molto chiaro. Prova un po' ancora. Il problema del telefono, non si sente insomma, bene. Se tu lo appoggi al microfono. Aspetta, lo faccio dal microfono, dai. Ah, da qui. Faccio per voi. Pubblicità del cazzo. Ma io ho bisogno di StreamYard, eh? Sentite. Sì. Comodo. Lo sentite? No. Pronto? Ma hai messo viva voce, Duncan, sul telefono? Sì. È viva voce. Tutto nuovo. Aspetta. No, non si sente niente ancora. Non sento niente. Tu la senti? Sì, la sento io. Oh, qua non si sente niente ancora. In diretta guarda, in diretta si sente. Perché Discord dal microfono non prende la musica. Ha un problema. Ma non la porca. Può finire a mossa come ha fatto comunque ancora. L'unico mezzo è quello che voi dovete sentire, la live. Non prende la musica. Dalla live. Sì. O facciamo così o non facciamo un cacchio. dimmi. Ho sentito il live, è vero, canta Duncan. Cantale tu, Duncan. Cantale tu. Ukulele la devi fare ancora. Ma che mica con l'ukulele so suonare tutte quelle canzoni, magari. Cioè, però, quella è un po' più facile, tipo Super Mario fa pi 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 pi, quella è facile, dai. Per quello di Mario la sai suonare con l'ukulele? Non l'ho mai provato, però se trovo la musica, le note, la suono, no? Perché a orecchio... La posso fare orecchio, però la devo sentire prima, poi trovare le note. Non è qualcosa che si può così dire, vado su una... Mica sono Steve Vai io. Chi? Steve Vai. Facciamo così, la sentite dalla live? Raf Malcio. La facciamo così, la sentite dalla live? Vai, io stacco l'ancone. Ditemi com'è andata voi. Ciao, Pippo. Ci vediamo dopo, belli. Ciao, Lancone, buona live. Ciao. Ma la sentite dalla live, Emu? Allora, aspetta, live, ve lo dico subito, poi ce l'ho mutata. Ciao, Pippo. Ciao, Lancone, buona live. C'è ancora Andrea Pippo sulla tua live. Live, ve lo dico subito, poi ce l'ho mutata. Preferisco Joe Satriani, anche lui un grande tedesco. Com'è che ha detto due ritorni differenti? Non ho capito. Siete veramente uno dietro l'altro. No, non lo sentivo in live comunque. Io ho sentito, pensa te, prima... Ma pensa te. Prima sono dopo, un po' prima quelle su Harry,
siete veramente uno dietro l'altro. Ma no, voi non usate cuffie? Non usate? No, cuffie. Io no. Se usate le cuffie non si sente, no? Quello. Perché poi c'è il ritorno. Non c'è un altro modo, credo. O facciamo giocare solo quelli che sono sulla chat. Non è... Perché, come ho detto, se la faccio con Vivisa su YouTube, su Discord, è come vi darvi subito il la cosa. Ma se tu condividi lo schermo su YouTube, no, da Discord, non sì. C'è un modo, non hai la possibilità di come dire, lo sai che provo... aspetta provocare. No, bisogna fare la censura, qualcosa. Non lo so, perché aspetta, non ho mai aspetta, provato, eh. provo un'altra cosa, dai. Aspetta. Non ci davanti il pesello. Sì. Vediamo così. Se io faccio no, questo... No, su YouTube credo. Se tua moglie ha il canale Twitch. No. Vediamo così, se io faccio così, voi la sentite da Discord? No, cioè devo cliccare guarda in diretta. Sì, ma ho fatto minimize il video. No, io non la sento. Anche a parte che c'ho il simbolo del microfono mutato nel video, vedi? E così la senti? Perché però aspetta, non sento niente, Duncan. No, non si sente niente. Hai visto? Non si può fare. Tanto questa musica è quella di Assassin's Creed, eh? Ormai mi son... Non si può fare, l'unico mezzo è quello di sentirla live. Ciao Marconi, ciao bello, insomma bello, una parola grassissima. Marconi! Vieni su Discord, Marconi! Tua moglie ha un canale Twitch? No, un canale su un'altra piattaforma asiatica, non che è tanto popolare qui in Europa. Ciao Discordiani. Vieni su Discord, dici due parole anche tu con noi qui. Da con storia, ma sto su Discord che sto un momento. Ok, grazie lo stesso, mio fratello. Però volevo farti un saluto, hai fatto bene. Un bacione. Un bacione. No, tanto ormai noi fra un po' chiudiamo. Perché non abbiamo più idee di quello che stiamo per fare. Però veramente questa cosa qui dobbiamo veramente organizzarla, dobbiamo inventare qualcosa. Beh, il partecipante devo sentirla dalla live, l'unico mezzo. Sì. Perché se tu... Chiedo a Moss come ha fatto. Sì, dobbiamo chiederlo a lui, perché lui le faceva sentire da Discord. Sì, da Discord le faceva sentire sul Discord di Emu, senza che nessuno vedeva il video. Fatto. Mi serve il MOS. Esigo MOS. Bene ragazzi, è già le 10, adesso passeremo tutti da Andrea Pipo. Prima Pipo... di chiudere, domani è giovedì e domani faremo un'altra partita a GTA. Prima di passare da Andrea volevo farvi vedere per l'ultima volta la pubblicità che mi sono fatto per GTA, parte. Vai.
bellissima, bellissima pubblicità con la figa. Ritmo, ritmo, ritmo. Guardate che bella pubblicità, guardate. Con il vostro chiamo Grand Theft Auto 5 a cazzo. a domani. Ma andiamo a fare questo bel ride. Ciao Lupari. Siamo già. Lui ormai non può usarlo neanche perché ci siamo noi. Andiamo a fargli il ride. Ecco. Dre Pippo. Vediamo se è iniziato prima, perché vedo... Credo di sì. 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 Se vuole può usare il suo Discord. Cosa per dire, eh? L'ho detto. Andrea Pippo. Pippo. Pippo from the Ibiza. Ibiza. Ma la Raid Channel. Ecco, Star the Ride, noi ci vediamo domani, un grande bacione, ringrazio tanto Deborah, Emu e anche Harry, e ciao a tutti, a domani, a domani. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao. Duncan.